Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Padoan, spending review indispensabile. Iraq, cristiani in fuga, Papa, un dramma umanitario. Riforme, avanti a oltranza fino al sì. La revisione della spesa pubblica resta al centro della strategia di governo, indispensabile per conti e crescita. Così il ministro dell'economia Padoan nell'informativa alla Camera. Gli 80 euro? È prematura una valutazione, dice. Intanto da Francoforte il presidente della BCE Draghi avverte che la ripresa nell'area dell'euro resta moderata ma disomogenea. Oggi la decisione della BCE di lasciare i tassi invariati. Porre fine al dramma umanitario in atto in Iraq e proteggere quanti siano minacciati dalla violenza è l'appello di Papa Francesco dopo che migliaia di cristiani sono stati costretti ad abbandonare le loro case in seguito all'avanzata dei jihadisti nel nord e nell'ovest del paese. I jihadisti hanno preso il controllo della maggior parte delle città cristiane. In Costituzione arriva il referendum propositivo di indirizzo. Il Senato infatti ha approvato un emendamento dei relatori al progetto di riforme costituzionali. A Palazzo Madama si va avanti a oltranza fino al voto finale atteso per venerdì. Intanto alla Camera è arrivato il sì definitivo al decreto di riforma della pubblica amministrazione, che ora è legge. Accordo fatto tra l'Italia e Etihad. Ad annunciarlo il ministro dei trasporti Maurizio Lupi al termine del vertice con il gruppo degli Emirati Arabi Uniti. L'incontro è andato molto bene, domani si firma, ha detto Lupi. Ancora disagi però a Fiumicino per il quarto giorno di sciopero delle valigie dei dipendenti all'Italia contro l'accordo con Etihad e gli esuberi. Stato d'emergenza in Liberia per il virus Ebola, dove i morti sono 282. L'epidemia necessita di misure straordinarie per la sopravvivenza dello Stato, ha spiegato la presidente del paese africano. Intanto è arrivato a Madrid il sacerdote spagnolo infettato dal virus. L'uomo, 75 anni, è il primo europeo malato dallo scoppio dell'epidemia lo scorso marzo nell'Africa occidentale. Arrestata a Roma Sylvie Lubamba, la subrette nota per la sua partecipazione televisiva a marchette di Piero Chiambretti. Deve scontare 3 anni e 9 mesi per truffa e indebito utilizzo di carte di credito. La donna, quando non era ancora diventata una showgirl, avrebbe approfittato di incontri con uomini facoltosi per derubarli utilizzando poi le loro carte di credito per pagare gli alberghi. Conto alla rovescia per l'uscita del nuovo romanzo di Stephen King, il maestro dell'horror all'americana. Si intitola Revival e sarà pubblicato il prossimo 11 novembre. Uscirà contemporaneamente in USA, Canada, Gran Bretagna e Irlanda. Nel romanzo argomenti scomodi come il fanatismo religioso e la dipendenza di alcol e droghe.